Lo stadio del Campobasso potrebbe ospitare fino a 25.000 spettatori, ma al momento risulta omologato solamente per 7.500. Questa struttura viene ricordata con nomi differenti, ad esempio Stadio di Selvapiana, banalmente perché è la zona in cui è stato eretto, Avicor Stadium, questo perché lo sponsor dello stadio è l'Avicor Construction, un'azienda edile che opera soprattutto in Canada e nell'Interland di Miami. Perché ve lo dico? Beh, perché il CEO della Avicor Construction in realtà è Aldo Vincenzo, un molisano emigrato all'estero che in qualche modo ora vuole contribuire alla causa di una squadra della sua regione. Lo stadio viene anche ricordato come il nuovo Romagnoli, questo perché esisteva un vecchio Romagnoli che però è stato ora pressoché smantellato, visto che si trovava in una posizione troppo centrale all'interno della città e quindi ostacolava la viabilità il giorno della gara. Giovanni Romagnoli è un aviatore che è morto per l'Italia nella battaglia di conquista della Tripolitania nel 29. Perché vi dico questo? Perché nel 2016 i tifosi del Campobasso chiedono di rinominare lo stadio e intitolarlo Michele Scorrano, l'ex capitano morto nel 2009. Volevano omaggiarlo perché con la sua grinta e le poche parole si era fatto completamente amare dai suoi tifosi, ma si è opposta alla famiglia Romagnoli. Ora, piccola opinione personale, non sarebbe bello con tutte le guerre che ci sono intorno a noi ricordare oggi un po' di più gli eroi dello sport, piuttosto che persone che hanno partecipato a una guerra di conquista? Ad ogni modo, questo stadio del Campobasso verrà inaugurato nel 1985 per uno storico ottavo di Coppa Italia tra il Campobasso e la Juventus di Platini, Trapattoni, Boniek, Paolo Rossi, Cabrini. Vincerà il Campobasso 1-0. L'aspetto però curioso di questo impianto è che ricorda molto da vicino il Cilio Vigorito di Benevento, e non è un caso perché il 90% dei due impianti è praticamente il medesimo, si potrebbero definire stadi gemelli. Ma sapete perché? Perché sono stati entrambi realizzati dallo stesso imprenditore, Costantino Rozzi, l'amatissimo presidente dell'Ascoli. Una persona come poche ne esistono ancora nel nostro mondo dello sport e sarebbe bello ricordarle più spesso, ma questo meriterebbe un capitolo a parte. Ci siamo lasciati con una mega batosta dopo l'altra. Potrebbe esserci il primo esonero della mia avventura con il gioco da 2019 ad oggi, che lo porto in live. Quello che faremo è cambiare qualcosina. Allora, Keita è un giocatore che non è tecnico. Secondo me potremmo anche riportarlo come difensore centrale normale in marcatura, perché purtroppo non ha visione, non ha passaggi, non ha tecnica. Lì la Juventus c'ha un giocatore che sa gestire, però noi non ce l'abbiamo, quindi qua per esempio io direi addirittura di metterlo come difensore centrale normale e potremmo anche fare con meno rischi, addirittura visto che non è capace. Qui togliamo Nonni, perché Nonni sta calando un botto, ormai i 30 anni con le strutture scarse che abbiamo stanno avendo il sopravvento, quindi Nonni adesso in poi panchina, vitale. L'unica, diciamo, novità tra gli 11 e lui. E qua abbiamo leggermente alzato di un attacco alla difensiva da bassa standard, tanto resto comunque molto vicina alla porta, causa blocco medio. La Matese non è messa bene in classifica, quindi almeno questa voglio sperare che vada bene. E invece, chi va in vantaggio? Beh, la Matese, chiaramente, sul solito calcio d'angolo, quando sto odiando queste palle inattive, voi non potete immaginare. Non vedo l'ora che arrivi la nuova patch che aggiorni il gioco. Poi alla fine riusciamo comunque a strappare un misero pareggio grazie a questa rete oltre il 90esimo. È davvero frustrante accettare questo risultato guardando le statistiche. Vi giuro che è davvero difficile giocare con mentalità difensiva. Non so se riesco a trasmettervi la sofferenza che proviamo in live in queste partite. Intanto si è fatto già un legame a centrocampo tra Vint, Ciuferri e Alco. Ora 4 dei 3, però Carrer, questo qua lo marchiamo sicuramente. Loro vanno a concentrare il gioco nella zona centrale del campo con i terzini e con i centrocampisti centrali, mentre allargano con le ali, anche se le ali potrebbero avere il taglio verso il centro. Beh, potremmo anche invertire la mezzala con Cicci in supporto in questo caso. Potremmo fare una cosa di questo tipo, visto che loro vogliono attaccare soprattutto in questa zona, magari li invertiamo giusto per questa partita e ci preoccupiamo di non subire troppo in questa zona, magari attacchiamo più dall'altra. Parte subito alla grande questa gara, abbiamo questa punizione da lontanissimo che tecnicamente non doveva impensierire più di tanto la difesa avversaria, ma complice anche il portiere, si va in vantaggio. Non bisogna mai abbassare la tensione, perché quando tutto va bene arriva l'evento increscioso, l'espulsione di Agnello Boccia su questo intervento killer su Di Ruocco. La partita potrebbe essersi compromessa.
Clamorosamente il Campobasso comincia a giocare meglio in inferiorità numerica. Guarda Patierno che lavorone va a fare sulla fascia per mettere poi al centro un pallone intelligentissimo per Ciuferri che arriva di gran carriera e fa il gol del 2-0. Siamo al 66esimo, continua a spingere il Campobasso, ennesimo cross nella zona centrale, Mignano fissa il punteggio finale sul 3-0. 14-23, mazza lo United Riccione però sta volando proprio. Si potrebbe andare a 17, però siamo già potenzialmente sotto di 6 punti dalla prima e se perdiamo il recupero addirittura siamo a 9 dalla prima. Altri gironi, allora, questo è il gruppo G, col Pomezia a 19. Nell'H ci sta il Casarano a 22, mentre Reggio 22 nell'altro ancora, ovvero il girone E. Tornando invece sopra di noi, nel girone abbiamo il Siena con 19 punti, primatista, Gianna Erminia con 22, Clodiense 22, Messina 21, bra. Ora questi qua, che sono capitanati da Alessandro Bruno, si mettono in campo col modulo a pistola. C'hanno 4 uomini che salgono tantissimo centralmente, questi vanno spostati per forza lateralmente, se no facciamo il loro gioco. Ci potrebbe stare seconda punta Paterno, proviamolo. Semmai blocchiamo giusto i terzini che potrebbero mettere i cross. Questi fetentoni, se riversano tanti palloni qua, siamo fregati. Contro il Notaresco va di scena il Paterno Show. Prima gol su corner per l'1-0. Poi ancora Samuels va fino in fondo e mette questo cross al centro ancora per Paterno. 2-0 del Campobasso. È veramente informissimo il ragazzo. Guarda qui dove addirittura va a tirare in porta. Poi la tocca Gagliardini, ma sarebbe stato teoricamente il terzo gol di Paterno. Poi va di scena però anche l'avversario. Comincia ad avere la possibilità di andare al tiro da lontano e Pietrantonio fa il gol che sembrerebbe della bandiera, perché poi Paterno ancora una volta va a fare il gol del 4-1. Però qui c'è da parlare anche di un errore tattico. Abbiamo detto che Notaresco sfruttava le fasce e fino al 70esimo bene o male abbiamo in qualche modo bloccati, perché abbiamo fatto in modo che il pressing spostasse i giocatori centrali verso la zona laterale del campo, abbiamo anche lavorato sui terzini per andarli diciamo a bloccare sul piede meno nobile per mettere cross. Però sapete dove è stato l'errore? È stato quello di andare a concedere il cross. Nella fase di non possesso avremmo dovuto mettere contrasta il cross, ci siamo preoccupati troppo delle persone che stavano al centro e non abbastanza di quelli che stavano sulle fasce. Infatti qui alla fine arriva il gol di Martella, che comunque fa una bella azione per liberarsi, avete visto che lo ha ostacolato un po' il terzino, però poi alla fine è riuscito lo stesso per sua bravura a fare il gol. Ancora rigore, ancora Paterno per il suo poker, che però sarebbe stato dovuto essere il quinto gol, e Pietrantonio, avete visto come ancora una volta è troppo libero di andare a mettere cross, perché non andiamo a contrastarli, siamo troppo concentrati nella zona centrale, perché ripeto avevamo paura della loro presenza, della densità che potevano portare nella nostra area. Però ripeto, qui c'è un errore tattico che ha permesso poi al Notaresco di arrivare anche al terzo gol. Però perlomeno la partita finirà così, quindi altra vittoria per il Campobasso. Senti, io ho bisogno di una vittoria. Come si fa? Dove sta la Vigor? La Vigor è 11esima, 12 punti. Con chi gioca l'United Riccione? Col Chieti. Ah, finalmente, caspiterina. Mo si gode. C'è una partita tosta, stanno fuori casa e non possono vincere sempre, c'hanno già 26 punti, potrebbe essere la volta buona se riusciamo a battere la Vigor Senigallia ad agganciare un posto più alto in classifica. Mancini, palla per Pesarese, attenzione, rischio incredibile per il Campobasso, ma il Campobasso non ne sta approfittando in casa contro la Vigor Senigallia. Palla ancora per Paterno, è sempre lui, Cosimino Show, 1-0. Sì, ma partita veramente tosta questa qua, eh. L'abbiamo sbloccata su una rimessa laterale. Mignano! 2 gol da palle inattive. Meno male che capita anche a noi, guarda. Meno male. Meno male. Sembro tanto... Come si chiama? Il presidente americano... Chi è? Aspetta. Nixon. Richard Nixon. Sembro tanto Richard Nixon, ma meno male che abbiamo fatto 2 gol su palle inattiva, perché era da un po' che non li facevamo, li subivamo soltanto. Ora bisogna sperare nel Chieti, però. Mignano, prova lo strappo. Ancora Mignano, fermato da Mancini questa volta. Samuels rinviene su di lui. Potrebbe mettere un cross. Mignano sempre nel Paterno. Ormai è diventato il pericolo numero 1 del Campobasso, Paterno, eh. Boccia! Boccia! Boccia per Paterno! 3 ore per fare un passaggio. Boccia, però. Gorriccione! Non ce ne va giusta una, anche quando le cose vanno bene, in realtà vanno male.
Sto riccione, se non si blocca prima o poi, non so che dobbiamo fare. Tra l'altro abbiamo anche perso lo sconto diretto contro il riccione. Finisce qua, 2-0 del campo basso, una partita allegriana fino al midollo, potremmo dire. Riccione la prossima la giocherà con... contro il Vasto. Allora, il Vasto non sta messo male in classifica, eh? Speriamo nel Vasto. Quanti gol ha fatto Trotta? Il signor Trotta ha fatto appena 3 reti nella Fiorenzuola in Serie C, 9 gare, però la media voto è buona. Quindi forse la Fiorenzuola che va in difficoltà, vediamo un po', sono quarti in realtà invece. Ma no, non gioca neanche titolare. No, non ci credo. Paterno secondo in classifica dietro Arde Magni. Attenzione, abbiamo un possibile capocannoniere del campionato forse, eh? Terzino e terzino fortificante con doppia ala. Questi giocano sulle fasce. Io sapevo quando una casa. Hanno tutti i giocatori larghi. Centrocampo hanno una grande solidità, ma sul centrocampo ormai lo vedo praticamente quasi tutti i 4-3 della Serie D. Dobbiamo preoccuparci solamente della zona larga. Daniel Colanero, capocannoniere con 5 gol e 8 presenze. Allora, tra 2 giorni il test col Fano, quarta in classifica. È il momento di affilare le unghie qua, eh. Di Nardo 4, madonna, mi sta proprio odiando che non lo metti in campo. Come sta andando? Peggio che camminare a fari spenti nella luce, su un viottolo di montagna dove non ci sono aree di servizio, per il momento. Abbiamo fatto 3 vittorie di fila, sempre 7. Sono incazzatissimi. Esatto, Skytas, da Campobasso a Camposanto è un attimo, purtroppo è la verità. Mettiamo la tattica, mettiamo un po' l'avversario. Si è detto che loro sfruttavano molto le fasce, quindi andiamo a bloccare le fasce. Vinta per Patienno, che verticalizza per Mignano. Però Mignano mostra da solo. Fa il dribbling secco sull'avversario, se la porta avanti. Mignano ancora gestisce benissimo il pallone. La palla a Vinta, boccia al centro. Ancora Mignano, il tiro di Vinta. Ma perché tira Vinta? Mandate sta palla a Mignano, mannaggia a voi. Ma tira Vinta, tira quella mezza pipa. Dal corner ci prova ancora il campo basso. Su palla attiva, mischia furibonda. Però si salva ancora il Fano. Tiro da lontanissimo, traversa. Una botta incredibile, sta ancora tremando. Patierno qui non ci arriva, però è lento Patierno. Si vede che comunque l'accelerazione non ce l'ha, eh. È un po' macchinoso. Urbinati, palla sul secondo palo. Attenzione, gol del Fano. Non ci credo. Poi dopo 3 vittorie, in realtà ci poteva anche stare un mezzo passo falso. Anche perché poi, tra l'altro, hanno fatto come noi. Hanno fatto 2 gol su corner. Noi l'abbiamo fatto la scorsa volta. Questi del Fano hanno avuto 2 corner, 2 gol. Beh, hanno comunque fatto un ottimo inizio di stagione. Sono a 24 punti. Considera che in altri campionati con 24 punti sei primo nel girone. Benché si debba recuperare una partita, siamo a 12 punti dal primo. Non so se fare la riunione. La facciamo la riunione? Io non posso lamentarmi del fatto che andiamo male. Perché comunque le ultime gare sono state fatte bene. Quindi al massimo dovrei elogiarli. Perché comunque le ultime 4 gare sono 3 vittorie e una sconfitta. Se sbaglio qui questa riunione è un casino. Vabbè, io vado di positivo. È andata bene. E l'occasione è ghiotta. Sono sesti. Sicuramente è una squadra importante. Allora, 4-4-2 con centravanti e seconda punta. Ali invertite doppie. Questo è per esempio uno dei modi per far girare il 4-4-2. Sfruttare la concentrazione centrale delle ali invertite che vanno a fare densità. Sa, potrebbe essere una bella giocata. Allora, in questo modo io andrei a provare la doppia marcatura sulle punte. Vediamo un po' chi sono. Ezequiel Banegas. Filippo Franchi. Quindi Pippo Franchi, l'attaccante dell'Aquila. Guarda, ci sono alcuni elementi particolarmente interessanti. Altri invece che sono veramente scarsi, tipo questo. Però c'è 17 anni. Quindi, caspita, l'hanno già lanciato. In prestito dal Napoli. Va benissimo così, spostiamo sulla zona laterale. Ci sta come istruzione. Oh, ma scusa, ma è mai possibile che capiano tutti a me? Ma guarda come non è entrata sta palla. Mi sembra un po' la partita di prima. Franchi, se l'appoggia Franchi, il tiro di Franchi. Partendo, recupera il pallone, la gira a Mignano. Potrebbe andare a giro Mignano, preferisce Samuels. Scelta sbagliatissima. Ma perché non ha tirato? Perché sto rigore a caso senza aver visto nulla? Senti, io ho un po' paura stavolta. Non so perché, ma lui li ha sempre segnati. Avverto che potrebbe sbagliarla. Avverto che potrebbe sbagliarla stavolta. Patienno l'ha caricato, il tiro di Patienno. Lo sapevo qua, me lo sentivo. Me lo sentivo. Non so perché, ma me lo sentivo.
Campo basso 0, l'Aquila 0 in casa, stiamo perdendo il match point. Potremmo arrivare a meno 9. Il Riccione se la gode sul divano. Questa mancata vittoria della... Brutto, pessimo pareggio. La classifica è pesante, eh. Ragazzi, però dobbiamo anche, accettare il fatto che doveva essere una carriera differente. Io vorrei provarci in tutti i modi, onestamente, a far aggirare questa mentalità qua. Prima però di affrontare Agnonese, Forsempronese e Termoli, che sulla carta sono squadre con cui dobbiamo riuscire a fare il risultato, ci tocca cercare un altro strumento che possa in qualche modo aiutare la nostra stagione, perché i ragionamenti li abbiamo fatti, i 2D li abbiamo utilizzato, ma adesso ci serve qualcosa di scientifico. Dobbiamo utilizzare l'analisi del centro dati. Per quanto mi riguarda, questo campo basso ha due problemi, il primo è il regista. Ora, se noi andiamo a controllare ad esempio gli assist, notiamo subito come c'è qualcosa che non quadra. Quello che è chiaro è che Oscar è nel quadrante peggiore possibile. Lui, vi ricordo, è il centrocampista che sta più in basso nel nostro vertice a via centrocampo. Non solo fa pochi passaggi tentati, ma anche gli assist all'atto pratico sono molto bassi. Quindi in questo momento sta proprio fallendo quello che dovrebbe fare. Cioè, lui dovrebbe essere il nostro giocatore che detta i tempi. Certo, l'abbiamo messo come centrocampista difensivo, ma l'abbiamo comunque in qualche modo personalizzato con le istruzioni che sarebbero tipiche di un palleggiatore, ma non sta funzionando. Il secondo, ma anche più importante, problema del campo basso però sono le reti, soprattutto quelle fatte dall'attaccante che dovrebbe farne di più, ovvero Mignano, perché viene messo più avanti, no? Come centravanti dovrebbe riuscire in qualche modo a essere il capocannoniere, e non lo è, e sta facendo peggio di Paterno. Guardate per esempio, analizzando le statistiche Lavagna relative ai gol ogni 90 minuti e i tiri ogni 90 minuti. In questo caso sono nel quadrante migliore entrambi i calciatori, ma Paterno, che dovrebbe essere messo peggio, è messo meglio. Gol ogni 90 minuti 0,64, tiri in porta 3,14, più alti sono questi due numeri, meglio è. Mentre Mignano è 0,50 per gol ogni 90 minuti e 2,67 per i tiri ogni 90 minuti. Quindi dobbiamo trovare il modo di o comprare sul mercato un'alternativa a Mignano, ma finché chiaramente non arriverà a gennaio, quantomeno dobbiamo pensare di cambiare un'altra volta il ruolo di Mignano. Un altro problema di questi attaccanti è che spesso e volentieri li troviamo un po' più larghi, un po' più fuori dalla porta, quindi dobbiamo anche cercare dei ruoli che possono in qualche modo spingere più dentro la porta. Sappiamo che la Juventus attacca più sulla sinistra ed è per questo che noi inizialmente siamo partiti con una sovrapposizione a sinistra. Però abbiamo visto che tutto sommato non sta producendo gli effetti che volevamo, quindi per attaccare sulla sinistra soprattutto abbiamo messo un terzino modificante di attacco in combo con la mezzala di attacco sulla stessa linea. Abbiamo poi ribilanciato mettendo invece a destra in difesa un difensore con una mentalità più aggressiva, tra virgolette, un braccetto con compito di supporto. Questo porterà chiaramente a vedere quello che magari fa Gatti, palla al piede, insomma, alle volte si sposta un po' più avanti, e quindi volevamo ricreare questa soluzione. Sappiamo che la Juventus attacca massimo con 4 uomini, quindi abbiamo rispettato i 4 giocatori che attaccano con compito offensivo. Il dubbio però è: la mezzala e terzino modificante si andranno a pestare i piedi? Arriva dunque il momento della verità. Affrontiamo l'Agnonese. Cerchiamo anche di capire se Ciuferri, qui mezzala attacco, e Samuel, terzino modificante, si andranno a pestare i piedi. In questo caso, guardate il dai e vai tra Keita e Samuels, che è molto intelligente perché in mezzo a due giocatori riesce comunque a trovare il modo di andare a servire l'alto terzino modificante. Boccia. Ancora Ciuferri, Samuels, vedete come gestiscono tranquillamente questa zona di sinistra senza pestarsi i piedi. Palla per Mignano, gol. Questo è molto interessante perché alla fine quello che vogliamo fare grazie a questa soluzione tattica è anche spingere più avanti Mignano, perché se si attacca soprattutto sulla zona sinistra chiaramente la punta verrà spinta ancora più avanti. Guardate come Ciuferri resta sempre in questo caso nel canale del mezzo spazio perché è occupato quello laterale al momento da terzino modificante e quindi non si vanno ancora una volta a pestare i piedi. In questo caso quindi vittoria importantissima. Dopo la convincente vittoria fuori casa contro l'Agnonese, tutto mi sarei aspettato tranne che un pareggio col Forsempronese. È anche però vero che il nostro avversario si è chiuso a riccio e non ci ha neanche provato a fare la partita. Lo dimostra anche il fatto che hanno fatto appena un tiro, neanche in porta. Certo, hanno il possesso del pallone perché il nostro modulo infatti è tentare
una ripartenza quando l'avversario sbaglia, ma se l'avversario proprio non gioca, come facciamo a ripartire? Contro il Termoli la partita è sicuramente complicata perché giochiamo fuori casa, ma subito recupero del pallone di Paterno, la gira al compagno di reparto Ciuferri, da mezzala d'attacco va in diagonale, così gol dell'1-0. Vedete come la mezzala di fatto con comodo attacco in questo modulo diventa una punta aggiunta. Molto largo Samuels, questa volta riesce a servire Mignano, l'attaccante va in diagonale, gol del 2-0. Mignano sembra rinato con questo modulo, ma in realtà entrambe le punte riescono a essere molto più prolifiche sotto porta. Ancora una volta scambio importantissimo tra Vint e Mignano ed è il gol addirittura del 3-0, doppietta di Mignano, penso che sia la prima volta che la vediamo. Dopodiché però su questo sviluppo di angolo arriva in gol Cagliazza a fare il gol del 2-1. Monteiro recupera ancora da quella che in presenza era una palla inattiva, anche se da qui non si è visto, poi rete un po' fortunosa con una mezza deviazione, sta di fatto che siamo sul 3-2, cominciamo a tremare? No, perché Vinta riesce a servire Boccia di prima per Paterno, guarda che bel gol che riesce a fare, addirittura a palla attiva. I nostri attaccanti sembrano veramente essere migliorati grazie a questa spinta laterale che viene soprattutto dalla zona di sinistra, ma come vedete quando Boccia viene servito con questo passaggio di prima riesce comunque a fare il suo in zona gol. Iniziamo il nuovo corso per il patentino stavolta a nazionale, che è il secondo patentino che stiamo studiando. 4 mesi quindi, abbiamo detto dicembre, gennaio, febbraio, marzo, dobbiamo fare un blocco note con marzo. 26, allora facciamo 27. Sì, chiaramente una sola volta. Ok, quindi se mi dovessi dimenticare, guardando chiaramente la posta, abbiamo anche la nota. Il motivo per cui siamo ancora sulla panchina del campo basso è perché siamo terzi. Se noi fossimo tipo quarti, quinti, saremmo già stati fatti fuori. Però rischiamo, perché se chiaramente gli altri si avvicinano, potrebbe essere un problema. La prossima sarà contro il Sora, poi Lavastese, Urbino e Monterotondo. La Sora che posizione è? 15esimo, Vasto è 16esimo, 17esimo, 14esimo. Oh, sulla carta queste potrebbero essere 4 vittorie. I soldi mensilmente li perdiamo qua, per esempio, ultimo mese meno 84. Però la discesa è contenuta perché il monte ingaggi non è saturo. Noi potremmo spendere 644, ma spendiamo solo 460. Sono circa 200.000 euro in meno rispetto a quello che ha stanziato la dirigenza. Quindi questo ci permette di contenere chiaramente i danni. Vedi che comunque lui ha messo i soldi qui a luglio e noi stiamo perdendo comunque, solo che perdiamo poco alla volta e questo ci ha permesso di fare i patentini. Se ne avessimo perso questi soldi mesi prima, chiaramente addio patentino. L'Olbia, beh, io penso che rimarrò comunque qui, però l'Olbia che cosa sta combinando? E in Serie C l'Olbia addirittura. Beh, oddio, è interessante che ci abbiano chiamato in Serie C. No, questa volta non penso che prenderlo in considerazione. Dovesse arrivare una squadra particolarmente interessante, lato storico potrei anche accettarlo, ma rifiuto anche se ho comunque apprezzato. Per esempio, Gonzalez vuole partire più spesso titolare, Gonzalez sta calando, se vuole andare via, ha il nostro benestare. Di Nardo vuole partire più spesso titolare, ma Di Nardo io me lo terrei. Quella che a tutti gli effetti quindi è una mini lista di calciatori insoddisfatti potrebbe però essere una risorsa preziosa per il nostro campo basso. E sì, perché il DS potrebbe provare a piazzarli in uscita, liberando un monte ingaggi che potrebbe invece essere utilizzato per prendere qualcuno in entrata, tipo un nuovo bomber. Magari trovare un giocatore, magari anche di esperienza, libero a zero, potrebbe per gennaio farci svoltare l'intera stagione. Ecco, io penso che qua sfrutteranno molto il gioco laterale, perché ci sono due giocatori molto forti nelle componenti fisiche, vedo, e ci sta un giocampista offensivo che può fare da filtro, e la mezzala che si può allargare per supportare il terzino fortificante. I fortificanti sono più alti dei difensori centrali, quindi sicuramente hanno almeno l'atteggiamento in supporto, ma sfrutteranno tantissimo questa zona per ficcare cross al centro. E dobbiamo concentrarli nella zona centrale, ma noi li concentriamo già nella zona centrale, quindi siamo a posto così. Voglio bloccare sicuramente i due attaccanti e potremmo anche in qualche modo andare a valutare Santos se pressarlo, però ho bisogno di gioco 10. Ippoliti, oddio, è scarsissimo Ippoliti, forse quasi quasi lo lascio anche stare. Sono imbarazzanti terzini, a sto punto non gli vado a mettere un'istruzione ad hoc.
Questa magari dopo le ultime modifiche potrebbe essere la volta buona. Samuels, palla al centro, per Patino di testa. Stavolta non va, però Samuels resta sempre un trattore sulla fascia. Bosch al centro per Patino ancora. È buono? È buono! Ne abbiamo veramente giocato un botto quest'anno di amichevoli. Ma del resto, se no, mi si abbassava tantissimo il morale per gli risultati negativi. Grande Mari Samuels! Mazza, che golletto! Tanto qui Patiero si abbassa tantissimo, fa veramente la seconda punta come si deve, quindi non l'attaccante davanti. Fateci caso anche a questo. La seconda punta scende molto ad aiutare. L'uomo d'area invece sta più davanti. Ancora una volta la mezzala sembrava troppo vicino, però cosa fa poi la mezzala? Scarica su Samuel, se terzo modificante, che va a fare il gol, perché l'ha liberato di fatto il movimento della mezzala. Quindi ottimo, secondo me, al momento la combo mezzala terzo modificante. Abbiamo rosicchiato punti. Fano ha perso per un gol e il Riccione ha perso per un gol. Caspita, che botta di fortuna. Nella stessa giornata in cui Campobasso vince, Fano e Riccione perdono punti. Ora siamo a 2 sulle lunghezze dal Fano e 7 sono ancora tantissimi i punti di distanza dalla Riccione. Però siamo quasi a metà campionato, Che caspita è Mezzoni? Ma chi l'ha chiesto? Il direttore sportivo sta continuando a comprare come se non ci fosse un domani. Non so chi potrebbero comprare, ma serve una punta palesemente da 20 gol a stagione. Finalmente capiremo chi è il vero villain di questo campionato, perché si affronteranno tra di loro i nostri arcinemici. Squadra che ultimamente è in ottima forma, però il nostro avversario, anche se versa in una posizione in classifica vergognosa, sono 15esimi. Ma attenzione a non sottovalutare la Vastese. Ciuffelli recupera e poi va il tiro. Lo vedo veramente cattivo comunque. Ancora una volta centrato. L'avete visto? Ancora una volta in mezzo alle due punte si è inserito Ciuffelli. Veramente una scoperta strabiliante sta mezzala. Io difficilmente metto il pressing sul difensore che è in posta, però ci vorrebbe stare. Difficilmente metto di bloccare il piede debole sul terzino. Mignano bloccato, arriva Patierno e prende pure il palo. Il campo basso con Patierno. Lo faccio difficilmente perché già do tante istruzioni comunque alla squadra. Preferisco concentrarmi più sul reparto offensivo tendenzialmente. Per il momento questa è una partita non perfetta. Dovevamo fare sicuramente di più. Dobbiamo assolutamente fare di più. No, Fano sta in vantaggio. Con il gol al 46esimo di fatto di Zanni, il Fano sta davanti allo United. Cioè, mi fate credere che lo United potrebbe fare la seconda sconfitta di fila? Gli è capitata la partita più storta possibile, chiaramente contro il Fano. Però, caspita, questo è proprio quello che volevo. Il Fano che batte il Riccione. Marcelli, in avanti, Peranci, Savi! Qui Sarri penso che ha fatto un paratone. Sarebbe veramente un peccato. Grande anticipo di Samuels, che salta l'uomo. Samuels fa il tiro! Ma è dopato! Ha fatto 2 gol in tutta la stagione, tutti e 2 in questa live. Mamma mia! Cioè, completamente rinato Samuels in quella posizione lì, Completamente rinato. E ha detto per dritto. Ma io ci provo. Concentrare il giocatore significa che tu porti il pallone lì, non che hai già giocatori lì. Flavione Ciuffelli, 2-0, show del campo basso. E direi che farei fuori anche gli altri giocatori stanchi, perché vedo molti giocatori stanchi. Patierno out. Allora, non lo sappiamo come verrà gestita diciamo la telecamera 3D e 2D sul 25, però penso che sarà sempre disponibile utilizzare la 2D. Non penso che la toglieranno, perché comunque molti sono affezionati, loro lo sanno. La Sports Interactive va e restia a fare cambiamenti strutturali poderosi, se ci fai caso. Ma perché comunque sa che lo zoccolo duro dei appassionati ha ormai una certa età, perché il gioco c'ha 30 anni e non vuole perdersi quell'utenza lì. Quindi non penso che come mossa ci sarebbe quella di rendere la telecamera 2D più scadente. Penso che al massimo potrebbero rafforzare la 3D, ma non penso che potrà mai sostituire la 2D. Questo è Floro Flores, ma come scheda è veramente imbarazzante. Ha giocato l'ultimo anno nella Casertana, anzi fino al 2020 ha giocato. Madonna. Non pensavo che avesse giocato così tanto, io me lo ricordavo a Napoli. Siamo a meno 4 dal primo posto, è cambiata da così a così la nostra avventura. Sono delusi, credi, cioè è assurdo. Cioè è assurdo. Ma che caspita hai fatto fino adesso? Mi hai dato 7 ed eri contento. Adesso deluso perché sono a meno 4? Ma stai scherzando? Io ho rifiutato Olbia.
ho rifiutato l'aumento di stipendio per andare in Serie C e questo è il ringraziamento. Te ti rendi conto? Maglietta con sponsor Coppa. Preferisco tantissimo questo sponsor a tutti gli altri mai messi in passato, visto che sfrutto la Coppa come se non ci fosse un domani. 3-4-2-1. Quindi Ala, blocchiamo lei, e l'uomo d'aria invece va marcato. Devo solo sperare che oggi sbagliano sia Fanno che United, però purtroppo c'è poca possibilità che ciò avvenga. Il Fanno sta già sotto addirittura. United aveva la partita più tosta in realtà, perché l'Aquila è messa molto bene. Le trequartiste secondo me ha bisogno di più spazio per andare bene. Quindi io lo vedrei più in un attacco magari dove sì ci sono due attaccanti, ma dove non ci sta nessuno lateralmente. Grande Flavione! Quinta rete di Ciuferri! Mi sa che abbiamo azzeccato la tattica finalmente. Siamo secondi tra l'altro in questo momento, perché Fano sta per 2-0. Ancora largo Mignano, guarda come sta giocando bene il campo basso, è veramente irriconoscibile. Palla per Patiano di testa, l'avevo vista dentro. Di Nardo di testa è molto più micidiale rispetto a Patiano. Patiano è un po' più completo, fa un po' tante cose e segna soprattutto su rigore, però purtroppo. Mentre Di Nardo di testa, caspiterina. Bonacchi, forse la chiude. E però arriva il gol di Adam, tanto per zittirmi. Non sbagliare rimessa, mi raccomando, boccia, non regaliamo all'avversario. Qua abbiamo un solo gol di vantaggio. Quest'oggi è fondamentale. Terz'ultimo l'Urbino, non sembra. Sta prendendo un solo gol. Bonacchi, palla per Ciuferri, proprio lui. Si libera del giocatore con un po' di fortuna. Poi il palo di Mignano. Si è perso al 59esimo con un gol di Cuffino, il riccione. Mentre batosta clamorosa del Fano fuori casa contro il Matese. Oh, siamo a un punto dalla United. Cambia completamente la nostra season. La nostra stagione è cambiata completamente. Le amichevoli stanno producendo il loro effetto. Vedete come giochiamo un'amichevole, una particolare, un'amichevole. Direi che finalmente le cose stanno girando. Speriamo che la musica non cambia un'altra volta. Speriamo di non perdere punti nella prossima live. Ma finalmente le cose stanno girando come si deve. Speriamo non sia semplicemente un caso. Con le modifiche fatte hai recuperato 9 punti. Sì, è vero. Signori, ci salutiamo qui.